La farmacia per ogni comune, per ogni territorio è davvero un punto di riferimento importante. Noi oggi vogliamo raccontarvi nuovi spazi all'interno della farmacia Portale, all'interno del comune di Acibona Accorsi, dove gli spazi non solo, ma anche i prodotti oggi aumentano sempre di più e cercano di soddisfare al meglio la propria clientela. Entriamo dentro, vi facciamo conoscere questi nuovi luoghi, questi nuovi spazi e soprattutto il meraviglioso staff. Venite con noi. Tante generazioni, ci siamo, ancora continuità, ancora servizio all'utenza del comune di Aci Buonaccorsi, da sua madre dal 1998, oggi ancora continua una storia. Oggi continuiamo una tradizione oltre 25 anni, una ristrutturazione che ci rimette un nuovo layout per questo nuovo millennio, queste nuove prossime future esigenze che ci possono essere. Abbiamo ampliato i locali, abbiamo dedicato più sulla igiene della persona, sul lato della dermocosmesi, senza sottovalutare l'importanza del farmaco, del consiglio del farmacista, cercando di essere sempre vicino alle esigenze che ci possono essere dei nostri clienti, dei nostri amici, dei cittadini di Acibona Accorsi e dei comuni limitrofi che hanno piacere di venire a trovare un servizio della farmacia in questa farmacia. Sindaco, prosegue ancora il rapporto tra la farmacia Portale a sostegno del territorio ormai da generazioni. Durante il rinfresco e il taglio del nastro successivamente, lei ha fatto un po' di cronologia, ha fatto un po' di storia sul territorio di Acibona Accorsi. Prosegue ancora questo legame col territorio? Certo, non solo prosegue, ma verrà sempre più ampliato, perché sempre più ampliata è la funzione della farmacia in un comune, in un piccolo comune come il nostro, dove diventa un presidio importante per la salute. Ecco, i compiti della farmacia sono sempre più stati dilatati nel tempo e danno una gamma di prestazioni che praticamente la rendono veramente un posto unico ed essenziale. Credo che la farmacia ha subito diversi mutamenti negli anni, non si ferma ormai più a dare solo il farmaco, ma dispensa anche consigli, fa delle piccole esami diagnostici, l'abbiamo visto durante il Covid quando è stato importante. Ecco, Antonio sta interpretando al meglio quella che è stata la funzione della madre che ha aperto questa meravigliosa farmacia che possediamo ad Acibona Accorsi. Io credo che tutta la comunità è orgogliosa di questo servizio e spero e credo che andrà sempre più a migliorare. Ecco, lei ha detto più spazi, più servizi e più prodotti. Ormai la farmacia diventa un modo per trovare e accomunare poi alla fine tutti e soddisfare le esigenze. Certo, la farmacia fatta ad una piccola stanzetta con i farmaci essenziali ormai è fuori dalla storia. Questa del nostro Antonio praticamente è diventata una farmacia veramente grande, si estende credo per 500 metri quadrati a due piani e comprende l'alimentazione, i prodotti di bellezza e anche i farmaci, quindi dà sempre più possibilità e motivo di venire qui in farmacia e ritenerlo un punto essenziale per i cittadini. Agli occhi dell'amministrazione poi comunale questo diventa un legame forte e anche un punto di riferimento non soltanto per il comune di Acibona Accorsi, un'eccellenza, possiamo dirlo, un'eccellenza. Si trova anche in un posto, via Garibaldi, molto frequentata anche da persone che transitano per Acibona Accorsi, quindi è diventato un punto anche per tutte le comunità che stanno vicino ad Acibona Accorsi e credo che sempre più amplierà il suo ruolo. Io credo che Antonio lo interpreta veramente bene e che praticamente non smetterà ancora di crescere e di fare cose nuove per il nostro comune.
avete allargato i vostri spazi, cioè i vostri spazi per dare all'utenza qualcosa che dava più opportunità anche di scelta. L'opportunità di scelta e lo spazio ampio è quello che dopo il recente passato ci ha fatto capire quanto il cliente percepisca avere un livello di accoglienza diversa rispetto a schemi del passato. L'abbiamo voluto ampliare, mettere cose molto più ordinate a servizio delle persone, in maniera che le persone possano avere una giusta allocazione, un giusto spazio delle proprie esigenze, quindi dedicarle ogni spazio un'esigenza. E il nostro personale, farmacista, collaboratori, beauty farm, specialist della celiachia, hanno comunque interpretato il nuovo layout come approccio nuovo verso il cliente, quindi l'accoglienza è la cosa principale che ci potesse essere. Nuova apertura, nuovi spazi per un punto di riferimento all'interno della comunità di ACI Buonaccorsi come la Farmacia Portale. Sì, ringraziamo sempre il dottore Leonardi per aver in qualche modo reso questa farmacia ancora più fruibile e accogliente e lui rende assieme a tutti i suoi che lavorano qui nella farmacia, che è anche nostra in qualche maniera, a dare un grande servizio alla comunità. E poi si trovano tanti servizi, dalla cosmesi ai prodotti anche per celiaci. Insomma, ormai non soltanto punto di riferimento di ACI Buonaccorsi, ma per tutto l'Interland dei Paesi Etnei. Sì, sicuramente ha tanta varietà nella stessa farmacia e quindi l'utente trova veramente tanto. Farmacia Portale alla propria utenza ha allargato i propri spazi, un'area davvero vasta dedicata alla celiachia, dai prodotti confezionati ai prodotti surgelati, insomma davvero un servizio in più, una marcia in più. Sì, abbiamo voluto abbiamo aggiunto ad ACI Buonaccorsi questo reparto del senza glutine dedicato ai nostri amici celiaci che venendo da noi troveranno sia i prodotti secco, il prodotto surgelato, il prodotto fresco, nelle varie varietà, ma soprattutto quello che ci preme in modo particolare è quello di essere sempre aggiornati sulle novità che ci sono e poter dare anche ai bambini tutto ciò che gli altri bambini hanno che magari non si trova in altre farmacie. Ecco, cosa riusciamo a trovare? Abbiamo separato i nostri reparti dalla zona prima colazione con tutti i Kellos, tutti i biscotti, le brioscine eccetera, ai prodotti per il pranzo, quindi il pane, la pasta, anche sia secco che surgelato e fresco. Ci sono dei pasti pronti già della Char, per esempio, che sono vari tipi, penne, pistacchio, tortellini, panna e prosciutto e via discorrendo. Poi abbiamo i prodotti anche stagionali, in questo periodo siamo sotto Natale, quindi abbiamo i panettoni, i pandori, sia di ditte artigianali che industriali, tutti quanti assaggiati, diciamo molto molto buoni. Perché la Farmacia Portale poi ormai è diventata ed è entrata nei cuori della vostra utenza, è ormai da anni che troviamo il signor Arcidiacono pronto per poter ascoltare tutti quanti. Sì, ormai sono parecchi anni che collaboriamo con la Farmacia Portale, che io personalmente mi trovo benissimo, insomma siamo riusciti a creare un bel reparto e chiaramente un punto di riferimento per tutti i celiaci della provincia di Catania e anche fuori. Che rapporto si è creato in questi anni con la cittadinanza di ACI Buonaccorsi e non solo, perché voi siete ormai un'eccellenza di questo territorio, ma siete un punto di riferimento per i tanti comuni limitrofi. La comunità di ACI Buonaccorsi, tutti i propri cittadini, tengono molto alla farmacia, tengono molto al proprio territorio e loro sono contenti di avere una farmacia e questa farmacia all'interno del proprio territorio. Ne sono orgogliosi, una cittadinanza molto unita, vicina, vivono in maniera, dico, con passione quello che ci possa essere nella propria comunità ed è quello che rende oggi e i cittadini di ACI Buonaccorsi una perla anche rispetto ad altre comunità e hanno la fortuna di vivere in un mondo che con l'amministrazione sempre presente
per portare avanti le esigenze del territorio. Continua sul territorio di Acibona Corse un'eccellenza, perché si definisce tale la farmacia portale che dà supporto ai cittadini, non soltanto del comune di Acibona Corse in provincia di Catania, ma comincia davvero a diventare un vasto punto di riferimento per ogni singolo elemento. Sì, sicuramente è un'eccellenza che continua, questo è un riferimento importante, è un'eccellenza che continua sia per la professionalità ma anche per la cordialità, per il clima che si respira, anche perché questo in un piccolo comune è un riferimento veramente bello e importante, e io credo che anche per questo bisogna ringraziare Dio e chi vive e incarna tutto questo. Dottore Portale sicuramente è una persona che dedica molto a questo, che più che essere un lavoro forse è una missione. Ecco, lei ha detto una cosa giusta, padre Giovanni, è una missione importante anche un luogo come quello della farmacia, quindi questo incontro con questa nuova inaugurazione, questo nuovo punto di partenza, chiamiamolo così, della farmacia portale, deve anche avere una protezione dal cielo, lo diciamo così, ci sta anche questo binomio. Sì, sicuramente, ma credo che questo esprima una indole che nel dottore Portale c'è e che si esprime anche, perché qui in qualche modo potremmo dire si curano le persone del corpo e in piccola parte anche nello spirito, che una persona che esce consigliata, sostenuta, si eleva e affronta meglio le difficoltà del corpo. Esigenze alimentari possiamo trovare all'interno della farmacia portale, l'igiene intima, il corpo, insomma anche la bellezza, tutto a 360 gradi, uomo donna. Certamente sì, uomo donna, bambino, anche persone un po' più grandi, in maniera che possono essere comunque seguiti in tutte le fasi della propria età. La stessa cosa viene fatta sul reparto della celiachia, in cui siamo un punto di riferimento dalla parte etnea della zona di Catania. È difficile perché sono tante esigenze, tante peculiarità e tante richieste, ma riusciamo a soddisfarlo. Lo stesso lo facciamo con l'igiene della persona, ma soprattutto con la parte della bellezza, in maniera da poter dare a ognuno la propria cura personalizzata, non soltanto uno stereotipo diverso che va bene per tutti. No, ognuno ha il suo. Una scelta del prodotto deve essere un prodotto che va per quella persona in quel protocollo di cura. La sua famiglia, per concludere magari in questo giorno davvero speciale per l'inaugurazione di nuovi spazi, la sua famiglia da generazione di farmacisti che ha investito il proprio tempo, le proprie forze, oggi rendendo un'attività come quella della farmacia portale. C'è un qualcosa che oggi ricorda magari ogni giorno di quella storia che iniziò nel 1998 e che vuole condividere? Mia madre riprese una tradizione antica, era la settima farmacista originaria di Biancavilla, tradizionalmente farmacisti, anche farmacisti, e ha ripreso a fare questa scommessa. Ha rilevato la farmacia, si è impegnata ogni giorno, pomeriggio, notte, tempo libero affinché si potesse dare un riscontro reale alle esigenze del territorio che in quel momento andavano a mancare. Per me ogni giorno vissuto con mia mamma significa ogni giorno che vivo quel primo inventario, quel primo momento, quella prima luce dell'ingresso della farmacia, e imparare la professione dal magazzino ai primi consigli. Là c'è tutta una storia, ogni giorno la rivivo, ogni giorno quando entro al mio posto di lavoro spero di fare bene e essere capace di poterlo mantenere nel tempo. Questo è il mio pensiero. Di ogni giorno, assolutamente. E allora auguri ovviamente per questo nuovo ennesimo percorso, soprattutto a tutela di tutti i cittadini. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti quelli che sono intervenuti oggi. Vi aspettiamo ad Acibona Corse in farmacia portale, in via Garibaldi numero 21. Seguiteci sui nostri social.